come persona, diciamo, sono abbastanza conosciuta per la mia scelta di vita, una scelta di vita soprattutto cercando di portare un esempio di amore verso gli altri, verso la natura, quindi l'amare gli animali, l'amare se stessi e l'amare gli altri, quindi è fatto di tanti piccoli esempi, perché la cosa che si trasmette meglio di tutti agli altri è l'esempio. Perché le parole siamo buone a dirne tanti, ma se poi non lo portiamo con il nostro esempio di vita, sicuramente non ha lo stesso valore. Io dico sempre che bisogna trasmettere le cose e la gente le riesce a recepire meglio, quindi a sentirle, no, più forti, quando sono dette con sentimento, quindi quando sono sentite, quando chi le dice le vive, le sente veramente e non sono semplicemente un dare delle nozioni a livello, diciamo, culturale o per sentito dire, ma quando sono veramente vissute e vengono quindi recepite in maniera diversa. Lo yoga nella mia associazione viene fatta a livello semplicemente di volontariato, quindi il nostro è un portare questo messaggio, ma io dico sempre che un po' come una persona che va a vedere un bel film, lo trova veramente pieno di messaggi, pieno di cose belle e poi se veramente vuole farlo vedere anche agli altri perché ha trovato che la cosa è veramente bella, col suo entusiasmo e quindi raccontando delle piccole cose fa venire la voglia di andare a vedere questo film. Quindi nel corso di yoga è proprio questo, è trasmettere agli altri quello che c'è dietro la filosofia yogica, quindi nel corso gli si danno qualche piccola nozione naturalmente, però quel tanto che basta per far venire il desiderio di intraprendere un cammino che è appunto quello dello yoga. I bambini sono più propensi, diciamo, a questo stile di vita proprio perché è più naturale per loro, per il bambino è più naturale imitare la natura, imitare gli animali, quindi per loro non c'è sforzo, per loro tutto è un gioco, come in effetti è la vita è un gioco, siamo noi che la prendiamo troppo sul serio. E quindi il bambino invece riesce a vivere tutto come una favola e quello che dovrebbe fare l'adulto è quello di fargli continuare a capire che la vita è una favola. Lo yoga è stato portato non solo ai bambini, facciamo i corsi quindi anche per adulti, ma un'altra iniziativa è stata anche quella di portare lo yoga nei carceri. È stato fatto per 5 anni dei corsi di yoga all'alta sicurezza di Rebibbia, a Roma, ed è stata un'esperienza singolare abbastanza particolare dove si riuscivano a cambiare anche le vibrazioni in quei posti, quindi molto particolare, e le posizioni naturalmente venivano fatte solamente quando si facevano, diciamo, i corsi e non le ripetevano naturalmente da soli nelle loro celle, questo era naturale, però si sentiva che il messaggio veniva raccolto, tant'è vero che è stato addirittura fatto anche un giornalino con i loro pensieri positivi che ha tirato veramente fuori delle cose belle anche in persone che forse uno può pensare che non siano capaci, no, di esternare cose particolari. E non è stato fatto naturalmente perché diventassero delle persone yogiche in quel contesto, ma sicuramente per aiutarli a vedere un aspetto diverso della realtà. Non è una questione di far diventare buone le persone, perché le persone sono tutte fondamentalmente buone e sono le loro azioni che possono non essere buone, quindi che è una visione diversa. Si potrebbe dire magari che uno cerca di non fargli ripetere azioni sbagliate e di far uscire fuori quello che ognuno ha di buono dentro. Il messaggio era quello di far vedere a loro che anche loro hanno dei sentimenti che devono valorizzare, quindi di tirare fuori quello che in effetti c'è in ognuno di noi, che è la luce. Naturalmente non si può pensare di amare il pianeta e di rimanere indifferenti poi alle sofferenze degli altri o far semplicemente sentirsi dispiaciuti senza fare niente. E quindi questo ci porta anche ad avere attività di volontariato come le adozioni a distanza. Come associazione seguiamo dei bambini nella Romania da più di 18 anni e quindi da piccoli, avevano 6 mesi quando li hanno portati. In Romania molto spesso capitano che le madri hanno questi figli e li lasciano direttamente all'ospedale quando partoriscono, e la nostra associazione ha un orfanotrofio appunto dove vengono presi alcuni di questi bambini, e noi per aiutare questo progetto quindi facciamo queste adozioni a distanza, facciamo delle cene e adesso stiamo anche seguendo la nascita di una cooperativa sempre in Romania che aiuta questi ragazzi che ormai sono diventati maggiorenni a trovare un lavoro, quindi a dargli la possibilità di proseguire la loro vita, quindi non solo da bambini ma anche di aiutarli a diventare indipendenti e quindi
a fare quello che si fa nei confronti di un figlio. Un figlio non è, una volta che è diventato grande, non è più tuo figlio, ma lo rimane per tutta la vita. Quindi per noi speriamo di essergli vicini per sempre, fino a che hanno bisogno. Il mio carattere si è modellato col tempo. Io prima di fare yoga sono stata sempre fondamentalmente una persona ottimista, questo lo sono stato sempre, però forse un po' diversa, quindi un po' più meno sensibile, sì, più irascibile, ecco, diciamo così, più irascibile. Naturalmente con il percorso yogico questa cosa mi è cambiata molto, quindi il rapporto con gli altri, quindi il saper capire gli altri, il saper anche se vogliamo perdonare o cercare di comprendere anche dall'altra parte. Questo sicuramente con il mio cammino yogico è veramente cambiato tantissimo, questo sicuramente.